Apriamo la pagina del consumo consapevole. Con il SIAN dell'ULS di Verona torniamo a parlare del mangiar sano, il che significa non solo una dieta sana. Infatti uno stile di vita equilibrato e attivo non si ferma al piatto, ma prevede anche un'attività fisica adeguata. Bentornati nella rubrica Questione di stili. Riprendiamo il piatto del mangiar sano che abbiamo descritto nel precedente video. A far da cornice al piatto stesso vi sono alcune componenti imprescindibili per avere uno stile di vita equilibrato e attivo. In base alla rappresentazione grafica, l'olio extravergine di oliva, fonte di grassi buoni per eccellenza, è il condimento da privilegiare per le pietanze e viene consigliato di limitare il burro, in quanto ricco di grassi animali saturi, e di evitare quelli trans, contenuti prevalentemente nelle margarine vegetali, nei prodotti da forno e negli snack dolci e salati. Durante i pasti, inoltre, come indicato nell'immagine, il bicchiere dovrebbe essere riempito esclusivamente d'acqua e per raggiungere il fabbisogno giornaliero si possono bere anche tè, tisane e altre bevande, purché non zuccherate e non alcoliche. È stata inserita nella rappresentazione anche l'attività fisica, che contribuisce a migliorare la qualità della vita in quanto influisce positivamente sia sullo stato di salute, aiutando a prevenire e ad alleviare molte delle patologie croniche, sia sul grado di soddisfazione personale, contribuendo a sviluppare dei rapporti sociali e aiutando il benessere psichico. Ogni giorno si dovrebbe praticare del movimento, il che non significa necessariamente andare in palestra o praticare uno sport, ma piuttosto mantenersi attivi anche solo facendo una passeggiata o salendo le scale, in modo da limitare il più possibile il tempo dedicato ai momenti di sedentarietà.